Corsi di formazione gratuiti per le aziende agricole della provincia di Bergamo. La proposta arriva da ABF, azienda bergamasca formazione, che aggiudicandosi bandi GAL, gruppi di azione locale Valle Brembana 2020, Colli di Bergamo e del Canto Alto, Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, amplia la propria offerta formativa. Damiano Amaglio, presidente di azienda bergamasca formazione. Il mandato che abbiamo, gli obiettivi che ci siamo dati, quello di essere presenti il più possibile sul territorio, presidiare soprattutto le zone nelle quali fare impresa è oggettivamente più complicato e più difficile. Quindi pensiamo alla montagna, ma non solo. Il sostegno, la proposta fatta attraverso questi corsi vuole essere un segnale chiaro e un'opportunità per le aziende di quei territori di crescere, di sviluppare competenze e di essere sempre più competitive sul mercato, offrendo delle possibilità di lavoro sempre di livello più alto. L'importanza della formazione per la provincia di Bergamo? Sicuramente fondamentale, come accennavamo prima, la formazione è un investimento e quindi anche un ascensore sociale per un determinato tipo di qualità a livello di lavoro, ma anche di qualità di vita poi del lavoratore stesso, soprattutto per quanto riguarda la montagna, che con le sue difficoltà poi va a ricercare un pochettino la caratterizzazione di quello che è il territorio, ma soprattutto per arricchirlo, non solamente per appropriarsi delle sue risorse, perché andare nelle nostre robe è sicuramente uno spettacolo dal punto di vista turistico, ma assaggiare i nostri formaggi sicuramente ancora di più. Quando poi alla base c'è una formazione che garantisce questa capacità e la qualità dello stesso prodotto, allora sicuramente la provincia di Bergamo non può che essere orgogliosa e contenta di quanto è stato fatto. Ecco, in campo in questo progetto azienda bergamasca formazione. Il lavoro che sta facendo questo CDA, e ringrazio quindi il presidente ma anche il direttore, è sicuramente fondamentale, perché ci credono con passione, con capacità, ma soprattutto con fiducia anche nelle nuove generazioni e ovviamente nel corpo docente che loro hanno. Credo che questo sia il connubio bellissimo, fondamentale, che può portare avanti al meglio le iniziative. L'iniziativa, nata nell'ambito del programma di sviluppo rurale 2014-2020, promosso dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, è rivolta a imprenditori, coadiuvanti familiari e lavoratori delle oltre 1.400 aziende agricole presenti nei comuni coinvolti. Un'opportunità per gli addetti del settore agricolo di rimanere al passo con le nuove sfide del mercato, attraverso il legame e la collaborazione tra formazione e realtà imprenditoriali del territorio. Daniele Rota, direttore generale di ABF. Noi collaboriamo soprattutto con le aziende del territorio, e questo è fondamentale, con le associazioni di categoria, e visto questa opportunità che il GAL ha dato, anche perché in termini finanziari i GAL sono stati sostenuti dall'Unione Europea e dalla Regione, per cui noi la nostra parte, visto che siamo specializzati nella formazione e non una formazione generica ma nella formazione professionale, abbiamo messo a disposizione la nostra esperienza, i nostri docenti più qualificati per poter realizzare dei corsi che potessero far crescere le aziende del territorio. La nostra offerta è molto varia, puntiamo principalmente agli allevamenti tradizionali, quindi zootecnia da latte, gestione delle malghe e degli alpeggi, che sono il cuore di quello che è il nostro piano di sviluppo locale, quindi il nostro progetto finanziato dalla Regione Lombardia, e abbiamo però voluto dare attenzione anche a quelli che sono i nuovi allevamenti, quindi chiamiamoli allevamenti marginali, la cerealicoltura, ad esempio di montagna, diciamo un po' tutte quelle iniziative che vengono considerate come agricoltura minore ma che stanno avendo molto interesse da parte delle aziende agricole della nostra valle, delle nostre valli, perché copriamo 55 comuni tra Val Brembana, Val Imania e Val Seriana. Quali prospettive, quali obiettivi vi ponete? Ma i nostri obiettivi sono quelli di avere degli operatori agricoli e delle imprese che siano sempre più competitivi e preparate e che facciano della formazione, io vorrei fosse anche in modo abbastanza continuativo, insomma, un punto di forza delle loro aziende, considerando anche il fatto che noi abbiamo molte aziende che fanno vendita diretta, quindi alcuni corsi sono proprio rivolti all'offerta riferito a questo, al miglioramento dei propri prodotti e alla commercializzazione dei prodotti. Prima la preparazione della persona, molto importante, il miglioramento dell'azienda e il rispetto della natura. Che cosa vi aspettate? Beh, mi aspettano una folta partecipazione, ringrazio l'ABF di aver partecipato invece ai nostri bandi e quindi ci ha dato la possibilità di raggiungere gli obiettivi che ci avevamo prefissati, e abbiamo disposto, se non vado errato, 24.000 euro per questi bandi.
credo un'occasione straordinaria, anche perché il GAL, la gruppazione locale della Valle Seriana dei Laghi Bergamaschi, come altri peraltro, ha 6 milioni e 150 mila euro da dover spendere ed impegnare soprattutto entro il 2021, nel primo semestre 2021. Quindi è fondamentale che il territorio intanto sia a conoscenza di queste provvidenze, metà li abbiamo già impegnati, ma anche le pubbliche amministrazioni sappiano, siano coscienti che ci sono delle risorse pubbliche a cui possono accedere per valorizzare, promuovere il territorio montano che sempre di più rispetto ad altri necessita di queste provvidenze pubbliche. Tre le sedi di ABF coinvolte in questo progetto: Bergamo, San Giovanni Bianco e Clusone. Ci siamo dati degli obiettivi a breve e a lungo termine. Quello a breve termine sicuramente è quello di creare una didattica laboratoriale e per competenze con docenti qualificati. Quello a lungo termine è di insediarsi sul territorio e lavorare per il territorio a favore dello sviluppo delle imprese della montagna. Ecco perché abbiamo creato questa collaborazione, abbiamo voluto investire come azienda bergamasca formazione in corsi per le aziende agricole, perché chi è già presente sul territorio e vuole svilupparsi o chi è alle prime armi possa avere la qualifica e le tecniche effettive per potersi espandere e essere competitivi. Siamo stati capofila di questo progetto come centro di formazione professionale sede di Clusone, un progetto più ampio che coinvolge anche gli altri due centri di ABF, azienda bergamasca formazione, il centro di Bergamo e il centro di San Giovanni Bianco. Per quanto riguarda Clusone proporremo 7 corsi, il primo partirà a dicembre 2019 e l'ultimo a giugno 2020. L'offerta formativa è ampia, nel senso che proporremo corsi che variano dalla coltivazione dei cereali minori di montagna per il recupero dei territori più fragili e abbandonati, corsi di frutticoltura, un corso di caseificazione molto articolato che durerà 40 ore e altri corsi riguardanti il marketing e la progettazione di aziende agricole sia a indirizzo zootecnico sia ad indirizzo di coltivazione. Saranno corsi gratuiti per i proprietari delle aziende agricole, quindi titolari, ma anche coadiuvanti familiari e lavoratori subordinati che appunto si trovano a lavorare in queste aziende agricole che stanno all'interno appunto dei comuni del GAL, Valle Seriana e Laghi Bergamaschi.